abbiamo cominciato a dare qualche elemento di topografia. In particolare abbiamo uno spazio metrico, cioè un insieme con una distanza d, e abbiamo dato qualche esempio. Abbiamo definito quella che si chiama sfera aperta di centri con zero e raggio S. Questo per definizione è l'insieme degli X appartenenti a X grande, tali che la distanza di X da X con zero è di 9 di Epsilon. Okay. Lo ripeto, sfera aperta di centro X con 0 e raggio Epsilon. Abbiamo anche visto, tramite quei due o tre esempi che avevamo cominciato a esaminare, che nella realizzazione pratica dipende da come è fatta la distanza. Quindi se ho lo spazio metrico con un insieme con una certa distanza, la sfera aperta di centri con zero raggio epsilon viene in un certo modo. Se sullo stesso insieme cambio distanza, può ovviamente venire diversa. Adesso siamo pronti per dare gli elementi essenziali di una topologia. Noi faremo poi in seguito riferimento, quasi sempre, al 99% dei casi, alla topologia indotta dalla metrica euclidea su R, cioè alla topologia con la distanza che abbiamo considerato su R, quella valore assoluto della differenza. Tuttavia, questi concetti non hanno bisogno di essere specificati per quell'insieme e per quella distanza, perché sono generali e riguardano tutti gli spazi metrici. Dice, ma non è un'astrazione non necessaria? No, è necessaria, nel senso che noi di spazi metrici non faremo solo R, poi faremo R2, poi faremo Rn, poi l'anno prossimo faremo spazi metrici di funzioni, e quindi diciamo, non è che io poi ogni volta mi rimetto a fare tutta questa storia. Quindi capisco che per adesso sembri, diciamo, inutile, ma non lo è affatto. Allora, cominciamo a definire il concetto di aperto, di intorno. Allora, abbiamo un insieme U sotto insieme di X e un punto X con 0 appartenente a X. Si dice che U è intorno di X con 0 o equivalentemente con 0 è interno a U, se e solo se per definizione esiste un epsilon maggiore di 0, tale che x con 0 ovviamente appartiene alla sfera di centro x con 0 e raggio epsilon, questo è ovvio, che però questo non è ovvio, risulta contenuto in. Adesso lo ripeto. Io ho un, diciamo, facciamo qui una piccola figura. Allora, se per esempio sto pensando al piano complesso, X con 0 potrebbe essere un punto nel piano complesso, e un insieme U sotto insieme U potrebbe contenere X con 0. Però per essere intorno non basta che contenga X con 0, deve contenere una sfera aperta di centro X con 0 e di un certo raggio epsilon. Il raggio non è importante, esiste epsilon maggiore di 0, tale che. È chiaro?
A quel punto, se cioè l'insieme contiene una sfera aperta contenente il punto, si dice che U è un intorno di discone 0, quindi U non è che contiene soltanto discone 0, un po' di più, cioè contiene un qualcosa che si allarga di epsilon attorno a x con 0, una sfera che si allarga di epsilon attorno a x con 0. Un altro modo di dire è che x con 0 è interno a U. Ok? È esattamente la stessa cosa. O U è intorno a x con 0, o x con 0 è interno a U, significa esattamente la stessa cosa. Cioè significa questa frase in matematica. Ok? Allora, diamo subito degli esempi. Accendiamo questa lampada. Ok, allora prendiamo per esempio x uguale r, la distanza euclidea, ricordo, è il valore assoluto della differenza. Poi prendiamo U, prendiamo 0, 1. Allora prendiamo per esempio x con 0 uguale 0,9, 9 decimi. La domanda è: U è intorno di x con 0? Allora qua ci mettete sì o no e ci mettiamo la rubrica, facciamo i vari casi, no? Allora U è sempre quello fisso là, cambiamo soltanto x con 0. Se x con 0 è 9 decimi, è interno a U? Perché? 9 decimi è minuti. Avete una frase matematica da verificare? Lo riuscite a dire in una maniera un po' più chiara? Qual è l'epsilon maggiore di 0 tale che la sfera di centri con 0 raggio epsilon è contenuta in U? 0,1. Allora, basta prendere epsilon uguale 0,1, allora io ho da 0,8 a 1, sarebbe 0,9 meno 0,1, è contenuto in 0,1. Prendiamo x con 0 uguale un centesimo, è interno a U? Epsilon quanto lo devo prendere? 99 centesimi. Quale 99 centesimi? Neanche 89. Un centesimo. Quando vado a fare la differenza mi viene 0,02. Mi piace un mondo in piccolo così. Che è contenuto di 0. Prendiamo x con 0 uguale 0. È interno a U? No. Perché no? Sì, è... No, perché no? Non era che era interno. Perché non è interno? Perché non esiste la sfera. Perché quella è una tautologia, ma lo devi dire un po' più chiaro. Ok?
capiamoci. Un po' più chiaramente. Beh, innanzitutto, in ogni sfera il punto ci deve stare. Se io prendo una sfera di raggio epsilon, il punto ci sta sempre. Ora, il punto 0 all'insieme U ci appartiene? E allora non può essere neanche in te. Chiaro? Perché qualunque sfera io prenda contiene il punto. Allora, se U contenesse una sfera contenendo il punto appartenerebbe a U, cosa che non è. Prendiamo x con 0 uguale 1. È interno? Sì. No. Neanche con epsilon uguale 2. Neanche con epsilon? Uguale? Allora, la matematica. Esiste epsilon? Ah, è. Allora, perché no? Perché qualunque sia epsilon, prendo un epsilon maggiore di 0. Allora chi è l'intorno? È 1, cioè chi è la sfera aperta di raggio epsilon? 1 meno epsilon, 1 più epsilon. E questa non è mai contenuta in 0, 1. Come vedete, dalla parte di sinistra ci sta dentro, ma dalla parte di destra arriva 1 più epsilon, 1 più epsilon maggiore di 1, ed esce fuori. Quindi interno non vuol dire che sta dentro l'insieme, vuol dire che ci sta bene dentro, che si può allargare un po'. È chiaro? Quindi il punto 1 non si può allargare perché sta proprio al limite. Non sta al limite, sta proprio, diremo poi, sulla frontiera. Al limite è italiano, sulla frontiera è matematico. Verrà ben definita questa cosa. Ok. E quindi questo punto non è intero. Oppure si può anche dire che l'insieme 0, 1 semiaperto a sinistra non è intorno del punto. È chiaro fin qui? Va bene. Allora, facciamo un altro esempio. Q intersecato 0, 1. Allora, prendiamo x con 0, anzi mettiamo proprio q e basta. Prendiamo x con 0 uguale radice di 2. È interno a u? No, perché? Che non è neanche un elemento di insieme. Abbiamo dimostrato che la radice di 2 non è un numero razionale. La radice di 2 appartiene a R meno U. Questi punti qua si chiamano irrazionali. Prendiamo x con 0 uguale 1. È interno all'insieme? No. Perché no? Non è il mistero della fede, è facilissimo. Allora, vi faccio la dimostrazione. Cercate di capire la cosa, perché poi avrà, diciamo, delle applicazioni. Allora, prendiamo sia epsilon maggiore di 0. Ok? Per la proprietà di archimedicità di R, R è un campo archimedeo, archimedicità. Esiste un numero naturale tale che n per epsilon è maggiore di 1. Epsilon è un numero positivo, 1 è un numero positivo, cioè un multiplo di uno dei due che supera l'altro.
ok? Ma scritto così, che significa? Equivale a dire che epsilon è maggiore di 1 su n. N è un numero naturale, quindi possiamo dividere. Ok. Adesso prendiamo 1 meno epsilon, 1 più epsilon. Questa è la sfera di centro 1 e di raggio epsilon. Devo far vedere che qua dentro... Allora, cosa devo far vedere? Vediamo un po' se avete l'idea chiaro. Per far vedere che questa sfera non è contenuta in Q, allora, per dimostrare che il punto non è interno, basta dimostrare che una qualunque sfera aperta di centro questo punto non è tutta contenuta dentro U. Chi è U? Q. Quindi cosa è sufficiente fare? Che I meno... Ma loro magari no, potrebbero appartenere a Q, perché per esempio se X fosse un centesimo ci potrebbero appartenere a Q. Però in mezzo qua basta trovare un elemento qua che non appartenga a Q. Ok, allora io te lo trovo subito, te ne trovo due. Allora prendiamo 1 meno radical 2 fratto 2n. Allora, questo numero è, lo scrivo un po' più sotto così faccio le maggiorazioni per te. Allora, questo 1 meno radical 2 fratto 2n è minore di 1. Sì, perché ci ho tolto qualcosa di positivo. È maggiore di 1 meno epsilon? Io dico di sì. Perché? Allora, vi ricordate che 1 su n era minore di epsilon, quindi radical 2 su 2n è minore pure lui di epsilon. Perché? Perché sopra moltiplicato per radical 2 e sotto diviso per 2 che è più grande. Questo era minore di epsilon, quindi anche questo è minore di epsilon. Quindi 1 meno radical, quindi se cambio segno cambia il verso dell'esequazione, ci aggiungo 1, è maggiore di 1 meno epsilon, è più piccolo, radical 2 fratto 2n è un passo più piccolo di epsilon. Allora, quando io, siccome il raggio di quell'intervallo è epsilon, qui ci avete 1, 1 meno epsilon, 1 più epsilon, se io prendo col compasso un raggio più piccolo di epsilon devo andare a finire per forza, quando vado verso sinistra, sul numero che sta dentro l'intervallo. Quindi questo numero è compreso tra 1 e 1 meno epsilon. Io dico che questo numero non può essere razionale. Per assurdo, lo scrivo qua, se per assurdo 1 meno radice di 2 fratto 2n sia uguale a b su 2, questo vorrebbe dire radice di 2 fratto 2n uguale 1 meno p su q, e quindi vorrebbe dire che radice di 2 è uguale non è la prima volta, se vuoi pagare anche per gli altri poi ti posso anche prendere e allontanare dalla lezione. Due n per 1 meno p fratto q. Abbiamo ipotizzato che questo sia un numero razionale. Allora, mi ricavo radice di 2, sarebbe pure lui un numero razionale. E questo noi sappiamo che è assurdo, non è possibile. Perché noi abbiamo dimostrato l'altra volta che la radice di 2 non è una frazione. Allora, da dove è nato l'assurdo? L'assurdo è nato dall'aver ipotizzato che questo numero fosse razionale. Quindi questo non è razionale. Quando c'è, avete in altre parole,
parole povere. Una volta dimostrato che la radice di 2 non è razionale, anche radice di 2 per 2, anche radice di 2 fratto 5, anche, sono tutti numeri razionali. Perché se fosse un numero razionale, moltiplicando per 5, per 2, quello che è, si otterrebbe, anche sommandoci 1, anche cambiando segno, è chiaro, rimangono sempre tutti quanti numeri di razionali. Allora, nel momento che la radice di 2 su 2n è un numero irrazionale, allora io spostandomi di questa quantità, rimango qua dentro e becco qui dentro un numero irrazionale. Quindi qualunque sia la sfera aperta di raggio epsilon di centro 1, non è mai contenuta nei razionali. Quindi, no. Qualunque cosa ci metto qui, la risposta sarà sempre no. I razionali non hanno nessun punto intero. Nessun punto è, diciamo, a... Ok. Questo ragionamento vale per qualunque punto di Q. L'abbiamo fatto per uno, ma si può adattare su qualunque punto. Bene. Ok. Andiamo a dare la definizione di insieme aperto. Sia A un sottoinsieme di X. A si dice aperto se e solo se, per definizione, A è intorno di ogni proprio punto. Mi sapete dire un modo diverso di esprimere questa cosa di forma equivalente? Vi ricordate? A intorno di un punto, un punto interno. Come posso dire? Ogni punto interno di A. Ogni punto proprio di A. Ogni punto di A. Non diciamo ogni punto proprio. Ogni punto di A è interno ad A. Vabbè, ah, ho fatto un po'. È chiaro? Quindi gli insiemi aperti sono quelli che risultano intorno di ogni proprio punto. Facciamo degli esempi. Stavolta la domanda sarà chiamiamolo I, perché non in genere gli aperti si chiamano A e quindi la lettera A denota già il fatto che pensiamo che siamo aperti. Allora, io prendo un insieme E, vi scrivo chi è e voi mi dovete dire se è aperto o no. E uguale 0,1. Mettiamolo qua, nello spazio. E uguale 0,1.
È aperto, sì o no? È aperto a sinistra, chiuso a destra. Qualcuno vi ha dato la definizione di aperto a sinistra, aperto chiuso a destra, cioè io ho dato la definizione aperto, no, no, che non passa. Aperto. No, perché? Perché il punto 1 non è aperto. Perché? Oh, stavolta ho detto. Perché il punto 1 non è interno, è un punto di A e non è interno. Insieme aperto deve essere intorno di ogni proprio punto. Il punto 1 è un punto di E in questo caso. No. Sì, perché c'è sta. È interno, no, e quindi l'insieme E non è aperto. Prendiamo E uguale 0. Andiamo così. No, stavolta i punti che vanno male sono due, sono 0 e 1. Adesso sì, perché sì? Perché qualunque punto è un numero compreso da 0 e 1. Se io prendo un epsilon pari alla metà di questo, diciamo, supponiamo che sia compreso da 0 e un mezzo, per semplicità, se è compreso da un mezzo e uno si fa dall'altra parte, supponiamo che per esempio sia 0.01, un centesimo, allora basta prendere epsilon uguale a un duecentesimo e allora quando vado a fare la sfera aperta di quel raggio lì, in sostanza 0, 1, il punto lo devo mettere da qualche parte, quindi non è 0 e non può stare, diciamo, a distanza nulla da 0, non può stare neanche a distanza nulla da 1. Supponiamo che sia vicino al punto 0, allora basta prendere un epsilon abbastanza piccolo, pari per esempio alla metà di questa distanza coincide col valore di x, e quindi prendo quella sferetta lì e risulta contenuto in 0,1. Quindi ogni punto di 0,1 risulta interno. Facciamo degli altri casi. Per esempio, vediamo questo caso qui. Basta fare un po' la faccia, ce l'accendiamo, no? Allora, quale potrebbe essere un punto che dà difficoltà? Un mezzo. Ma un mezzo sta nell'insieme? No. Un mezzo non ci appartiene all'insieme, non ci sta né di qua né di là. Quindi siccome non è un punto dell'insieme, non devo verificare niente. È chiaro? Facciamo Q. È aperto? Scusate, ma se non era... Allora, 1 è un punto di Q? Sì. Q è intorno di 1, abbiamo visto prima? No. Addirittura abbiamo detto che Q non è intorno di nessun suo punto. E quindi, in una parte è proprio il contrario, deve essere intorno di ogni proprio punto. Q non ha punti interni. Ok. Ancora, non abbiamo finito. Facciamo degli altri esempi. Torniamo su. Ah, dove è?
dovete prima capire che ci sta scritto. Allora, che significa unione perenne che va da 1 a infinito di meno 1 su n e 1 su n? Meno 1, 1, comincia mettendo quella 1, unito, meno un mezzo, unito, e continua. E continuiamo gli esempi. Comunque, alla fine devi fare l'unione di tutti quanti. Assolutamente. Prima di rispondere se è aperto o no, che cosa viene questa unione? L'unione di tutti quegli insiemi cosa dà? Questo insieme è chi è? Ah, è tutto tutti i valori di complessità. Meno 1, 1, unito, meno un mezzo, unito, meno un terzo, unito, meno un quarto tutti. Oh. Cioè gli altri che sto unendo sono tutti contenuti nel primo insieme. E unire che significa? Prende tutti gli elementi dell'uno dell'altro. Se ne unisco due. Se ne unisco una successione come in questo caso, vuol dire prende tutti gli elementi che appartengono a uno qualunque di quegli insiemi. Ma siccome tutti gli insiemi sono tutti contenuti in meno 1, 1, e meno 1, 1 ci sta nell'unione, l'unione di tutti quanti quanto fa? Meno 1, 1. E allora è aperto? Sì. Ah. Stavolta devo fare le intersezioni. Allora, cosa viene? No. Esce sempre tra meno 1, però sono compresi i valori, no? Eh? Esce sempre tra meno 1, però i valori sono compresi. No. Sono compresi che significa? Sono minore, maggiore e minore, sarebbe questo. Scusami, già se fate l'intersezione dei primi due, se faccio l'intersezione dei primi due, cosa viene? Viene meno un mezzo che è più piccolo. L'intersezione deve stare stavolta in tutti e due. Poi aggiungete meno un terzo. Quindi meno uno fatto infinito. Infinito? Noi l'abbiamo introdotto solo graficamente per introdurre le semiregole. Infinito non esiste. Fino a che una cosa non la definiamo, non esiste. Allora, con calma. Questo discorso di aver detto 0,0 lo interpreto come, vabbè, se un numero è diverso da 0 là dentro non ci sta. Cominciamo a vedere questo. Se un numero è diverso da 0 in questa intersezione non c'è. Perché non c'è? Allora, qua c'è 0. Prendete un numero qualunque, x. Allora, meno 1, 1, meno un mezzo, meno un terzo, insomma, a un certo punto ci avviciniamo a 0, ma senza problema. A un certo punto 1 su n sarà minore di x. Supponiamo x nel disegno l'ho fatto positivo. A quel punto, quando andremo a fare l'intersezione con meno 1 su n e 1 su n, ci sarà questa intersezione meno 1 su n, 1 su n, e poi continua. Qua x non ci sta, e quindi a tutta l'intersezione x non ci apparterrà. Se non ci sta in 1 non ci sta l'intersezione di qua. Quindi gli elementi diversi da 0 non ci sono in quell'intersezione. Vale il ragionamento, vale pure per i numeri negativi. Oh, quello che dobbiamo vedere è se ci sta 0. 0 ci sta qua dentro? No. Sì che ci sta. Sì che ci sta. 0 sta qua dentro, sì, sta qua dentro, sì, sta qua dentro, sì, ci sta sempre. Chiaro? E quindi
Questa intersezione cosa... Scusate, sbagliato a scrivere sì, perché la risposta è no. Questa intersezione cosa dà? Dà il solo 0. Ora, il solo 0 è un insieme aperto? No. No. I punti non sono aperti. Perché no? Devo controllare che sia intorno di ogni proprio punto. La tendo in un punto, ci sta. Prendo 0, faccio la sferetta, come la faccio mi devo sempre allargare un po', e quindi non è non ci sta solo il punto 0, ci sono altri punti, quindi non è contenuta nell'insieme e contiene il solo punto 0, e quindi l'insieme contiene il solo punto 0 non è aperto. È chiaro? Ok. Facciamo un altro paio di esempi. Facciamo E uguale intersezione per n che va da 1 a infinito. Stavolta invece di prendere meno 1 su n, 1 su n, prende solo 0, 1 su n. Poi ho lasciato uno spazio qua per sbaglio, poi ci mettiamo un attimo insieme. Forse è la stessa cosa, forse no. Qual è questa intersezione? No. No. Allora, questi insiemi sono contenuti in quelli di prima, quindi l'intersezione deve venire più piccola. Tra 0 e 1. Tra 0 e 1. Non mi pare proprio. Più piccola di quella di prima. Quella di prima ci stava solo lo 0. Quindi questa intersezione cosa può venire? O viene 0 o viene insieme vuoto. Lo 0 ci sta qua dentro? No. Non è compreso in nessuno di quegli insiemi, quindi non ci sta lo 0 e quindi viene insieme vuoto. Oh, l'insieme vuoto è aperto? Sì. Sì. Perché è aperto? Perché non c'è nessun elemento, deve essere intorno di ogni proprio punto, non a punti, non devo controllare niente. È aperto. È chiaro? Facciamo l'ultimo esempio, prendiamo tutto R. Scriviamolo così. Sempre tutto R. È aperto? Sicuri, sicuri? È aperto. Prendi qualunque punto, infine infine sono tutti i punti della rete. Prendi qualunque punto, prendi qualunque sfera e ci sta sulla rete. È contenuta nella retta. Ultima domanda. Aspettate perché interessa questa qui. Prendiamo R-Q. Chi sono R-Q? Gli irrazionali, cioè i numeri reali ci sono, i razionali, le frazioni, tutti quelli che non sono razionali, che sono di più nel senso che devono avere la stessa cardinalità di R, no? Vi ricordate, la cardinalità di R è la cardinalità del continuo. Cioè, non è quella del numerario, si chiama cardinalità del numerario. Abbiamo dimostrato che non ha la cardinalità del numerario. E quelli che non sono razionali si chiamano irrazionali. Non c'è un simbolo specifico. R meno. È aperto? Sì. Sicuri, sicuri? Accendiamo? No. No, allora, per esempio, prendiamo la radice di 2, prendiamo un epsilon maggiore di 0 e costruiamo la sfera, radice 2 meno epsilon, radice 2 più epsilon.
Quanto è lunga questa sfera? Questo intervallo aperto? È lungo 2 epsilon, sì o no? Da qua fino a qua. Allora, vi ricordate che epsilon esiste n naturale tale che n è minore che 1 su n, scusate, è minore di epsilon? Questa era per la archimedicità di Hertz. Allora, partite da 0. Qua sta la radice di 2, qua c'è la stretta. E fate passi di 1 su n. Quindi 1 su n, qua siamo a 2 su n, qua siamo a 3 su n. Ci vado a finire prima o poi in questa sfera qua, no? La posso saltare con un solo passo. Perché se la, se, diciamo, prima o poi devo passare dai numeri più grandi. Allora, prendiamo l'ultima volta che non stiamo dentro questo intervallo. Quando facciamo il salto successivo, noi abbiamo una gamba che è lunga 1 su n e dobbiamo saltare un fosso che è 2 epsilon. Epsilon è più, già più lungo della nostra gamba, 2 epsilon, figuriamoci. Epsilon è più lungo il fosso, è più lungo della gamba, anzi è più lungo del doppio della gamba. Quindi appena, diciamo, l'unica possibilità di non, andarci dentro sarebbe che da qui noi saltassimo a più pari dall'altra parte. È possibile? No. E quindi che vuol dire? Vuol dire che qua dentro ci sarà un certo k su n. Ora, questo k su n è un numero razionale. Quindi che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che in ogni intorno di radice di 2, in ogni sfera aperta, per meglio dire, di radice di 2, c'è almeno un punto razionale. Allora, gli irrazionali sono intorno di radice di 2? No. Perché se fossero intorno ci dovrebbe essere un epsilon, per cui questa qui dovrebbe essere fatta solo da punti irrazionali. Quindi, come per i razionali, i razionali non sono intorno di alcun proprio punto. Gli irrazionali non sono intorno di alcun proprio punto. Quindi, R-Q è aperto? No. Chiaro? Quindi, come vedete, le cose sono, insomma, articolate. Allora, adesso andiamo a vedere quali sono le proprietà degli insiemi aperti. Allora, ripeto, riscrivo qua tutte le definizioni. Allora, U ci deve scrivere x con 0 appartiene, ma è inutile, insomma, x con 0, la distanza di x con 0 è 0, quindi ci sta sempre. La sfera di centro x con 0 e di raggio F ci contiene sempre almeno x con 0. Basta applicare la definizione. Poi A contenuto in X si dice aperto se solo si è per definizione A è intorno di ogni proprio punto ogni punto di A è
interno. Allora andiamo a scrivere qui. Proprietà, tra parentesi metto caratteristiche, lo metto tra parentesi perché per adesso non spiego cosa significa caratteristica, lo spiego dopo, degli insiemi aperti. Anzi, prima di fare questo voglio tornare un attimo indietro e anche perché mancano 2 minuti all'intervallo, voglio tornare un attimo indietro e voglio dire, beh, tutti questi esempi che abbiamo svolto noi prima sono generali per tutti gli spazi metrici? No. Qual è il caso particolare? X uguale a R con la distanza euclidea. Allora facciamo in 2 minuti, si riesce a fare, un altro caso particolare, giusto per farvi capire. Prendiamo un insieme qualunque e mettiamoci quella distanza, vi ricordate la distanza 0,1? Quella vale 0 se x è uguale a y e 1 se x è diverso da y. Allora, cominciamo a vedere in questo caso. Stiamo parlando di un insieme qualunque, eh? Prendiamo un punto, prendiamo un insieme vuoto. È aperto? Perché non contiene nessun elemento. Questo discorso è aperto perché non contiene nessun elemento. Questo dipende dalla distanza, no? L'insieme vuoto non contiene mai elementi, quindi in realtà qualunque sia la distanza, l'insieme vuoto sarà sempre aperto. Poi tutto x sarà aperto? Sì, perché qualunque sfera, se vi ricordate la definizione, sono i punti di x tali che, quindi qualunque sfera sta dentro x. E quindi anche x sarà intorno di ogni proprio punto e quindi sarà aperto. Vediamo un po', in questo caso particolare, se io prendo un solo punto, x con 0, è aperto? Sì. Allora, sì perché e no perché? Quello era per la topologia euclidea. Se io adesso prendo la sfera di centro x con 0 e raggio un mezzo, chi è? Sono tutti i punti che in questa distanza distano da x con 0 meno di un mezzo, ma i punti in questa distanza distano 1, l'unico che dista 0 è x stesso, quindi l'unico che dista da x con 0 un mezzo, meno di un mezzo, cioè 0, è x con 0 stesso. Quindi se vado a fare la sfera aperta di centro x con 0 e raggio un mezzo, questa risulta lo stesso punto x con 0 e quindi prendiamo un qualunque sottoinsieme di x, è aperto? E un sottoinsieme qualunque di x, che devo verificare che sia intorno di ogni proprio punto. Allora fisso un punto x con 0 di e, e contiene l'insieme che contiene solo x con 0, sì, ma quella è una sfera che contiene x con 0, abbiamo visto prima, e quindi è intorno di ogni proprio. Se i punti cioè sono aperti, tutti gli insiemi sono aperti. Non è l'esempio di prima, è cambiata la distanza, anche se qua ci mettete R, qua prima di tutto ci potete mettere un qualunque insieme, ma anche se ci mettete R, è cambiata la distanza, è cambiata la distanza, cambia insieme aperto. Ovviamente a noi nel 99,5% dei casi interesserà la distanza euclidea. Però mi devo sempre, cioè questo esempio lo faccio più che altro per ricordarvi che poi quando dovremo usare un'altra distanza o un altro spazio con un'altra distanza, dovremo adattarci
sull'insieme e sulla distanza. Chiaro? Per capirci, fino a che faremo R, R2, Rn, cioè analisi 1 e analisi 2, useremo la distanza euclidea, punto e basta. Ma quando cominceremo a fare gli spazi di funzioni l'anno prossimo, su insieme di funzioni io ci potrò mettere molte distanze. Molte distanze. Chiaro? Ok. Qui praticamente con questa distanza qui è tutto aperto, su tutti i sottoinsiemi di x sono aperti. Si dice questa topologia si chiama topologia discreta in matematica. Discreta perché ogni punto è separato dagli altri. Diciamo ogni punto ha un intorno che lo separa dagli altri. Ok. Torniamo, vabbè, adesso pausa e poi dopo vediamo le